Questo programma è offerto da Spiegato il motivo della mancanza d'acqua avvertita da diversi comuni palermitani dalle 18 di ieri 7 agosto. La causa è stata una perdita registrata e ormai riparata nella condotta Nuovo Scillato. I comuni interessati sono stati Ficarazzi, Villabate, Bagheria, Santa Flavia e i quartieri palermitani Sperone e Galletti. L'AMAP, ente che gestisce l'erogazione dell'acqua, ha rassicurato tutti dopo che nel tardo pomeriggio scorso si era sparso il panico tra la popolazione dei comuni sopracitati, visto la mancanza di un servizio fondamentale come quello idrico, ed ha assicurato che la perdita nelle condotte registrato lungo la corsia laterale dell'autostrada Palermo-Catania in località Ciaculli fosse riparata entro le 12 ore successive. L'AMAP ha poi assicurato attraverso una nota che, a lavori ultimati, verrà riaperta l'acqua e così, salvo imprevisti, l'erogazione idrica tornerà a regime e si normalizzerà entro il pomeriggio dell'8 agosto. Inoltre è stato messo in servizio il numero verde 891 5333 per qualunque problema. La Guardia di Finanza di Palermo ha effettuato un maxi sequestro nei confronti di Benedetto Valenza, 51enne imprenditore originario di Borgetto, già noto alle cronache per essere stato tratto in arresto nell'aprile di quest'anno per una fittizia intestazione di una società di calcestruzzi. Secondo gli inquirenti che stanno procedendo nelle indagini, Valenza per anni ha gestito il settore del calcestruzzo in tutto il territorio di Partinico. All'imprenditore, le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro un complesso aziendale, quote societarie, due veicoli, terreni e fabbricati, del valore complessivo di più di 4.500.000 euro. Insieme all'uomo in carcere sono finiti anche i suoi due prestanome, amministratori e soci della società gestita da Valenza. Con queste indagini, dunque, le forze dell'ordine hanno dimostrato la sproporzione tra il valore dei beni del 51enne e le sue capacità reddituali, manifestando chiaramente, dunque, come tutti questi beni posti sotto sequestro siano, in realtà, frutto di attività illecite. Aveva calcolato tutto, anche dove prendere acqua, energia elettrica e fertilizzante. È finito così in manette Maurizio Arnone, classe 1978, palermitano disoccupato, dotato di ingegno ed esperto del pollice verde. Nel casolare di campagna, nei pressi del torrente San Leonardo, agro del comune di Vicari, aveva organizzato una vera e propria fabbrica di marijuana. L'allaccio, ovviamente abusivo, alla palificazione elettrica lungo la strada ha insospettito i carabinieri della locale stazione impegnati nel controllo di caseggiati rurali della giurisdizione, che hanno notato un insolito cavo penzolante. Col prezioso supporto dei tecnici della società Enel immediatamente allertati, hanno ricostruito il percorso dei cavi sino a raggiungere l'isolato casolare. Identificato il proprietario ed avuto accesso al casolare, gli investigatori si sono trovati di fronte all'inaspettata piantagione di cannabis con lampada ad escandescenza, fili elettrici, interruttori, temporizzatori e tubature dell'acqua, oltre alla luce accecante e all'odore acre di ben 134 piante di cannabis, alte circa 1,80 m. L'intera piantagione è stata estirpata per la successiva distruzione, mentre i materiali sono stati sottoposti a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione ritrovato nell'abitazione dell'uomo a Palermo, nel quartiere Villa Grazia. Maurizio Arnone, tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato e produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Termini Imerese, conclusosi con la convalida della condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa e la multa di 4.200 euro, pertanto rimesso in libertà. You sexy, sexy dancer. Sweat.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Nella giornata di ieri, il primo cittadino bagherese Patrizio Cinque ha incontrato un gruppo di anziani, i quali gli hanno chiesto un incontro per discutere le problematiche che affliggono la città. Mi hanno espresso la loro visione della nostra città, di come potrebbe essere e di come sarà. Hanno fatto delle proposte interessanti per Aspre Bagheria. I giovani vanno spediti, ma gli anziani conoscono la strada, ha dichiarato il sindaco Cinque, che ha concluso: sono riusciti a corrompermi con del buon vino e delle ciambelle. Queste sono le nostre tangenti. Sono entrati in azione a colpo sicuro, consapevoli del bottino che avrebbero trovato. È così che è stata messa a segno una rapina di 15.000 euro in un negozio di articoli per il campeggio in Corso dei Mille a Palermo. L'irruzione da parte dei ladri è stata cruenta. Entrando nel negozio con fare deciso, i banditi hanno subito preso di mira il titolare dell'attività commerciale, mettendolo completamente KO e svuotando così le casse tra contanti e assegni. La rapina è avvenuta martedì scorso all'orario di chiusura e tutt'oggi la polizia sta cercando di risalire agli autori, sempre più convinti che i malviventi in questione abbiano agito tramite l'aiuto di una qualche soffiata, visto l'ingente bottino che li ha portati dritti in quel determinato negozio. Nella giornata di ieri la quarta commissione consiliare attività culturali, sociali, educative ed assistenziali, presieduta dal consigliere comunale Marco Maggiore e formata dai consiglieri Biagio D'Agati, Rosario Giammanco, Vincenzo Bellante, Giuseppina Chiello, Francesca D'Anna, Sergio Giuliano Emanuele Tornatore e Paolo Amoroso, si è riunita e tra gli argomenti all'ordine della riunione vi erano lo stato di avanzamento dei lavori della scuola elementare Puglisi. I consiglieri hanno incontrato sia la dirigente del settore lavori pubblici Laura Picciurro che l'assessore al ramo Fabio Atanasio. Attualmente i lavori che riguardano la scuola sono fermi e l'assessore ha informato la commissione che nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni, a seguito delle quali la commissione ha deciso di indire una seduta di commissione aperta ai genitori e al corpo scolastico per fornire tutte le dovute informazioni. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. È ritornato l'alberello della speranza a Piazza San Pio a Ficarazzi. L'alberello, donato dall'Associazione Alleanza Sociale, è stato piantato ieri mattina in dedica a Padre Pio. Giuseppe Talluto, coordinatore alle attività socio-aggregative e socio-sportive del territorio, per l'occasione si è fatto aiutare dal collega consulente al verde Andrea Alfano. Qualcuno gli ha chiesto cosa farà nel caso in cui l'alberello dovesse andare perso perché vandalizzato come nell'occasione precedente. Talluto ha risposto che in questo caso pianterà un palo di fico d'India. Castelbuono si candida come capitale del rock indipendente, almeno lo farà da domani fino al 10 agosto. Il borgo medievale della Madonie ospiterà l'Ispig Rock, una rassegna di espressioni musicali contemporanee che richiama giovani da tutta Europa. La location sarà la piazza davanti all'imponente castello dei Ventimiglia, pronta a ospitare band, artisti e DJ da tutto il mondo che si districheranno tra generi diversi nel segno della sperimentazione e della libertà espressiva. Tra gli ospiti di maggiore richiamo della nuova edizione del Festival Indie Rocks, Anna Calvi, Moderat e Belen Sebastien. Anna Calvi, inglese di nascita ma che porta nome e cognome italiani in virtù del padre toscano, sarà lei la nuova regina del rock inglese ed aprirà stasera il cartellone di uno dei più singolari festival musicali estivi. Ma la musica non sarà l'unica forma d'arte ad Ipswich Rock. Ci saranno due progetti di arte contemporanea promossi dal Museo Civico di Castelbuono. Il primo è Untitled Horizons di Nico Vascellari, che animerà la facciata del castello con immagini dalle infinite variazioni di luminosità e sfumature. L'altro è Sicilia Bambata, un intervento di Riccardo Benassisi, che all'interno del museo interpreta il rapporto tra natura e modernità. Questo programma è stato offerto da
Un affettuoso abbraccio a tutti gli appassionati di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 8 agosto 2014. Alta pressione che conquista lentamente tutto il bel paese, ma ancora con piogge sui rilievi settentrionali ed in Piemonte. Ecco il dettaglio. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata peggiora sui settori alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con rovesci sparsi anche temporali sul Piemonte. I fenomeni saranno comunque spesso alternati a schiarite soleggiate. Più soleggiato sarà il nord-est, anche se sarà raggiunto in serata da qualche rovescio. Spostiamoci al centro, dove il sole, il caldo e il cielo sereno o poco nuvoloso caratterizzeranno la giornata di tutte le regioni, con un clima gradevolmente estivo. Per concludere, raggiungiamo le regioni meridionali, dove anche qui, a parte qualche nube sparsa ma comunque passeggera sulla Calabria, il sole dominerà tutte le zone. I venti continuano a soffiare debolmente dai quadranti nord-occidentali su gran parte dei bacini. Temperature minime ancora stazionarie, con valori che oscilleranno tra 16 e 23 gradi. Durante il giorno ci aspettiamo 24-33 gradi al nord, tra 28 e 34 gradi al centro e 30-33 gradi al sud. Carissimi, la previsione termina qui. Temporali insistono sulle Alpi del Piemonte, mentre il sole e il caldo gradevole continueranno ad imperversare sul resto dell'Italia. Arrivederci da ilmeteo.it. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è l'8 agosto, si ricorda San Domenico di Guzman Sacerdote. Il nome Domenico deriva dall'aggettivo tardo latino Dominus, che significa del Signore, così come la domenica è il giorno del Signore. Dice il proverbio: risparmia il mangiare e spreca il camminare. Sono nati oggi Dustin Hoffman, Dino De Laurentiis, Massimo D'Apporto. L'8 agosto 1929 il dirigibile tedesco Led Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo in 21 giorni. Nel 1950 Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dalla Francia all'Inghilterra, migliorando di oltre un'ora il record del mondo che resisteva da 24 anni. Infine, l'8 agosto 1969, quel giorno viene scattata la celebre foto dei quattro Beatles sulle strisce pedonali di Abbey Road, che diventerà una delle più significative della storia del rock. Bertolt Brecht ha detto: la sfortuna generalmente è dovuta a uno sbaglio di calcolo. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 8 agosto. Ariete, continua la parentesi delicata che vi vede impegnati nel tentativo di fronteggiare le bordate di Marte e Giove. E oggi anche la Luna vi volta le spalle. Vorreste cogliere al volo un'opportunità di lavoro all'estero, ma i vostri legami familiari vi frenano. Toro, pianeta che va, pianeta che viene. Mercurio vi volta le spalle, ma per fortuna la Luna dalla Vergine è ben decisa a darvi man forte in questa contrarietà. Con determinazione e grinta riuscite a fronteggiare ogni contrattempo. Non ne avrete per nessuno. Gemelli, la Luna in Vergine è già un problema. Se poi ci aggiungete che dovete vedervela anche con gli strali di Venere e Nettuno, la questione si complica. La parola d'ordine è salvare il salvabile. Occupatevi del lavoro e non fatevi distrarre da altro. Cancro, grandi manovre astrali sono in atto sopra il vostro segno con la Luna che da oggi vi sorride. Purtroppo però siete in lite con Urano e Plutone. Alla fine dei conti il saldo non sembra del tutto positivo, ma non è il caso di drammatizzare. Leone, la Luna da oggi vi abbandona, ma potete rincuorarvi con il provvidenziale ingresso di Mercurio nel segno. Ce n'è abbastanza per consolarsi. Giornata molto promettente sotto vari profili. Cercate di non farvi sviare da una delusione d'amore. Vergine, la Luna fa il suo gradito ingresso nel segno, sostenuta anche da Saturno e Plutone. E poco importa che Mercurio non vi sia più amico. Razionalità e sesto senso oggi si fondono in un mix dagli effetti sorprendenti. Approfittatene. Bilancia, inizio di giornata sottotono. Colpa della Luna che, passando in Vergine, vi rende insoddisfatti e poco brillanti. Mentre Marte alimenta lo stress, c'è molto da fare, lo sapete bene. Vorresti agire di conseguenza, ma non sapete bene da dove cominciare.
Scorpione, che Mercurio trasferendosi in Leone prenda a farvi i dispetti, a voi poco importa, potendo contare sul bel sestile della Luna in Vergine. Il notturno satellite, anche in perfetta sintonia con Saturno, vi regala una determinazione fuori dall'ordinario. Sagittario, giornata un po' al di sotto delle vostre aspettative, che come al solito viaggiano oltre la media. Dovreste imparare ad accontentarvi, lavoro, vita privata ed affettiva nella norma. Oggi tutto procede senza intoppi, come da Copione. Capricorno, messaggi contrastanti dalle stelle. La Luna da oggi è in ottimi rapporti con il segno e anche con Plutone, ma Giove invece frena i vostri progetti. Troppe e confuse le idee che si agitano nella vostra mente. Non agite d'impulso, prima riflettete a fondo. Acquario, questa Luna in Vergine è in scarsa armonia con il segno e decisa a darvi del filo da torcere, e voi sembrate incapace di parare i suoi attacchi. I grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passate all'azione? E per finire i Pesci, la Luna si sposta in Vergine prendendo a viaggiare nell'altra metà del cielo. Questa frenante e problematica opposizione proprio non ci voleva. Aspettatevi qualche noia burocratica in ambito lavorativo o forse personale e tenetevi pronti a reagire.